perché si viene insultati, si viene, si dicono delle cose terribili sui social. Perché prima sentivo che discutevate, c'è gente che pensa di andare in giro e di dire delle cose violente, cattive, volgari, e lo fa anziché al bar con tre amici, lo fa sui social, perché i social sono diventati il bar sport della comunità. Purtroppo lo sentono tutti e rimane scritto, perché quando rimane scritto poi c'è, lo si legge, rimane per sempre. Quindi, francamente, capisco, a nessuno fa piacere essere insultato, non fa piacere a lei, non fa piacere a tanti. Si usa spesso l'argomento sessuale, ma non riguarda solo una categoria. Riguarda tutti, non riguarda chi è lesbica, chi invece è eterosessuale, chi fa un altro mestiere, chi ne fa uno, riguarda la collettività, perché siamo diventati volgari. Posso dire che sono molto delusa da questo suo intervento, perché io immaginavo che alla domanda che le ha fatto il presentatore sullo stupro che ha avuto una ragazza di 15 anni e il papà pensava che essere lesbica è essere contro natura e quindi attraverso l'incesto la correggeva. Esatto. Io immaginavo che lei avesse avuto delle parole veramente di condanna verso questa famiglia. E invece lei ha parlato di altro. Ma si rende conto? Cioè, non può dire direttore, tanto succede ogni stupro ovunque. E quindi cosa volete che sia questo stupro? Usi delle parole di condanna, almeno in questo caso dimostri un po' di umanità. Audito per caso, ne succedono di tutti e quindi, i colori, ma non è che uso le parole di condanna solo perché hanno violentato una ragazzina che era lesbica. Uso le parole di condanna tutte le volte che violentano qualcuno, tutte le volte. Ma invece voi volete parlare solo di questo caso e non di tutti i casi delle persone che sono violentate verso chi usa violenza. Perché? Perché è un fatto culturale.